Vorrei sapere, vi chiederei di raccontarci le emozioni più profonde che ha vissuto questo lavoro e se vi chiede che i figli quando accedono del futuro devono in qualche maniera fare i conti con Jumper. Non ho sentito, se il futuro? Se il futuro, i figli futuri del genere devono fare i conti in qualche maniera con Jumper. Every kid in the future film like this is when we have to measure up to Jumper. I hope future films will have to measure up to this, and I hope we've done something original enough that it will inspire other filmmakers to follow suit, or inspire us to follow suit. Spero di sì, spero che ci siano in futuro film che dovranno, diciamo, fare i conti in questo senso con questo capostipite, questo Jumper, anche perché spero davvero che siamo riusciti a fare un qualcosa di originale dal quale possano promanare altre cose. And then the biggest challenge of this movie really was borne by the people I'm on stage with, who could probably speak better to having to deliver and perform scenes with me yelling in the middle of the scene, "Freeze!" Then go back 2 seconds, physically move some things around, and then call action again, and they have to pick up their performance exactly where they left it off, and maybe one of you guys could speak to the challenges of that. Per quello poi che riguarda la grossa sfida a cui faceva riferimento e che per me lo è stata veramente, devo dire che forse a livello di emozioni e di esperienze molto forti personali possono raccontarne di più gli attori che sono qui presenti, perché vi possono raccontare cosa significa performare, recitare in una scena dove io all'improvviso urlo stop, dove poi loro si devono immobilizzare, congelarsi di dove sono, poi succedono in pochi secondi alcune cose, vengono mosse delle cose, poi dopo 2 secondi io dico azione, ciacco un'altra volta e loro devono ritornare a fare le cose che stavano facendo 2 secondi prima che io dicessi stop. Quindi forse a livello di emozioni e di esperienza sulla loro pelle è meglio che lo chiedete voi. Chiunque per loro può rispondere. Well, first, you know, with regards to you know, other films sort of having to follow in the wake of Jumper, I think Doug's sort of, you know, known for doing that with all of his movies and you know, the different genres he tackles. I think all of the other films sort of, you know, he raises the bar. You know, I think he did it, you know, with the spy genre with Bourne Identity, and he's done it again now with this film. Innanzitutto credo che per quello che riguarda il fatto che gli altri film di fantascienza dovranno forse un po' seguire la scia e la strada che è stata aperta da Jumper, credo che Doug sia assolutamente conosciuto per essere un regista che in qualsiasi genere si sia cimentato, per quanto diversi tra di loro, abbia comunque alzato la sbarra da saltare. Questo vale per esempio il genere spy con Bourne Identity. It really felt like, you know, innovative filmmaking from every aspect, from Doug's approach to his telling of a story, to, you know, what it required from the visual effects team, just on every level. Yeah, just to take off one of that, I think like jumping is a brand new concept, like a new idea for a movie. You know, teleportation really hasn't been explored that much in terms of a comic book film, so it's really a new idea, a new technology, and I think when we first got there, it was kind of difficult to decipher what it is, what a jump actually was, because it never been done. Because we'd never done it. It was a huge process of discovery. E ovviamente sicuramente va detto che Doug è un regista che è un innovatore per quello che riguarda la regia e la realizzazione del film, e questo vale per questo film da tanti vari aspetti, innanzitutto l'approccio seguito da Doug nel raccontare la storia, e poi anche per quello che riguarda quello che veniva richiesto agli addetti agli effetti speciali, e questo a ogni livello. Poi c'è stata l'aggiunta. Sì, posso aggiungere. Che diceva che è un concetto talmente nuovo questo del teletrasporto che non era mai stato analizzato ed esplorato in precedenza al cinema, e quindi ci trovavamo di fronte sia a una nuova idea ma anche a nuova tecnologia per realizzarla, e per noi all'inizio è stato proprio difficile capire come potevamo affrontare questo nuovo tema, questa nuova idea, perché non era mai stato fatto prima.